e Colonnese, questa a testimoniare la grande rosa a disposizione di Gigi Simoni. Qui intanto abbiamo visto Beppe Bergomi, che è andato a rendere omaggio a un tifoso dell'Inter scomparso in questa settimana. Grande accoglienza da parte del pubblico, squadre che vanno a centrocampo. Si è sentito spesso il termine dignità per il Napoli, che ha accompagnato la squadra da Napoli sino a Milano. Bisogna chiudere con onore il finale di campionato, bisogna trovare quella stabilità, quella tranquillità per programmare l'immediato futuro e quindi un'immediata risalita. Eccolo qui però il motivo principale di curiosità: Nwankwo Kanu ha giocato poco in questa Inter, ha giocato poco a calcio dopo il grande trionfo che ha firmato lui stesso alle Olimpiadi. Oggi trova spazio da titolare, uno spazio che si è meritato a suon di buone prestazioni anche in allenamento. Importante sarà verificare la condizione di Paulo Sousa, lui potrebbe essere il trampolino definitivo per lo sprint finale verso traguardi importanti per l'Inter, lui in grado di dare grandi verticalizzazioni e geometrie, come ha sottolineato lo stesso Ronaldo. Goretti ormai stabilmente centrale difensivo, lo aveva in qualche modo inventato così Galeone nel Perugia, lo ha confermato lui nel Napoli ed è un'eredità che ha sposato anche Montefusco. Eccola qui, bella immagine che ci offre Danilo Zanon. Questa è la coppia che adesso tutti i fotografi stanno immortalando, che tutti volevano, la sponsorizzata molto Moratti, che peraltro voleva anche Gyorkaeff dietro questa coppia d'attacco. Gyorkaeff inizialmente ha lavorato anche in settimana con la nazionale francese, andrà in panchina. Stojak, riflettori puntati anche su di lui, per lui una verifica importante in vista di una possibile o probabile riconferma, ha dimostrato talento, ha segnato anche un gol al Vicenza. Chi non ha mai deluso quest'anno è Aaron Mohamed Winter nella rosa del turnover, e lui è sempre entrato tra i presenti perché è stata una costante, ribaltando quello che è stato il suo rendimento lo scorso anno. Kanu ha detto, ed è una premessa importante, proprio prima del match: voglio essere analizzato come giocatore, sono tornato un giocatore di Serie A, voglio dimostrarlo, non voglio che la gente possa valutare o voglia valutare le mie prestazioni pensando alla malattia che ho avuto, ai problemi che ho avuto. Se vado in campo dal primo minuto lo faccio perché sono tornato un giocatore, e allora solo con questa ottica dovete giudicarmi in campo. Si parte allora con l'Inter che tocca il primo pallone di questo anticipo posticipo del sabato, visto l'impegno europeo. In bocca al lupo subito all'Inter per i quarti di finale di Coppa UEFA, dove andrà a ritrovare lo Schalke 04, che aveva regalato la grande delusione finale dell'era Hodgson, portandosi via proprio qui da San Siro ai calci di rigore il trofeo europeo. Una rapida occhiata alle formazioni: Pagliuca, Bergomi, Sartor, Sanetti, Galante, West, Moriero, Winter, Sousa, Ronaldo e Kanu per l'Inter, che prova subito a pressare il Napoli. Invece si schiera con Taglialatella, Crasson, Baldini, Panarelli, Goretti, Ayala, Turrini, Longo, Bellucci, Altomare e Stojak. Napoli che dovrebbe schierarsi a uomo secondo il 4-4-2. L'Inter ovviamente dovrà interpretare un po' la gara nella misura in cui il Napoli potrà creare dei problemi anche in fase offensiva. Inter che intanto guadagna il primo calcio d'angolo dell'incontro. 4 partite in Serie A per Kanu, che però non ha giocato molto dal punto di vista dei minuti, soltanto 75 minuti di Serie A, 261 in totale con la maglia dell'Inter. Battuto il calcio d'angolo ed è Bergomi che arriva puntuale all'appuntamento, ma il pallone termina alto. Si è avuto la sensazione in questi primi minuti che l'Inter tenesse Moriero sulla linea dei due attaccanti di Ronaldo e Kanu, come dire, opta per una tattica un 4-3-3. Stupisce il cambio di posizione tra Zanetti e Winter, Winter che gioca sulla destra e Zanetti che gioca sulla sinistra, per cui tre centrocampisti con Sousa in mezzo a fare da filtro, da fulcro, con la sua destra Winter e alla sinistra Zanetti. Lotta Panarelli, non riesce a contenere però Moriero, poi subito Kanu, buona l'apertura per Moriero, triangolo che non si chiude, l'intervento di Goretti, ma sarà calcio d'angolo, il secondo della serie per l'Inter. Va a batterlo proprio Checco Moriero, si attende l'inserimento di Bergomi da dietro, anche quello di Galante, spostate i limiti anche Taribo West, parte la traiettoria che però varca la linea di fondo. Ronaldo, si è parlato tanto di lui in questo frangente, non totalmente anche in termini positivi, perché Fulvio si comincia ad analizzare anche i difetti, magari la scarsa partecipazione al gioco, la tendenza ad estraniarsi ogni tanto di un Ronaldo che forse, questo poi lo vedremo nel corso della sua esperienza con la maglia nerazzurra, forse non tanto questa sera, costringe, detto proprio tra virgolette, l'Inter ad adottare una tattica che può magari apparire un po' rinunciataria, ma è un Inter che deve lasciare spazio
per esplodere la velocità di Ronaldo, quindi magari un atteggiamento iniziale più coperto, più arretrato, globale dell'Inter. Ecco, è chiaro che Ronaldo deve porsi dei miglioramenti e questo è certamente uno dei suoi difetti che si sono visti qui inizialmente in Italia, ecco, quello di partecipare poco all'azione, di farsi vedere poco, chiaramente migliorerà, probabilmente non sapeva che il calcio italiano è così difficile, deve certamente migliorare, creare più gioco, farsi vedere di più. Se prova a lanciarlo in verticale, Sousa raccoglie senza problemi, taglia la tela. Ecco, ma comunque questo bisogna anche dare tempo, insomma, è certamente un finalizzatore, ha fatto vedere che è capace di qualsiasi prodezza, adesso deve far vedere di integrarsi alla perfezione anche nei meccanismi di gioco dell'Inter. Forse il gioco no, ma i numeri sono assolutamente dalla sua parte, 14 certamente. Gol in campionato per lui. Certamente. Canuck ha vinto tanto con l'Ajax, forse non propriamente da protagonista, però sono arrivati 3 titoli di campione d'Olanda dal 94 al 96, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale, tutta con la maglia dei Lancieri, dell'ex società del De Meer. Il suo trofeo, la sua vittoria è ovviamente quella olimpica d'Atlanta, anche se la sua grande vittoria è quella fisica, giusto non ricordarlo troppo, ma è chiaro che un accenno non si può non fare a un recupero che ha del miracoloso dal punto di vista della medicina e della natura, per usare proprio i termini usati dal dottor Volpi, poi magari entreremo anche nei particolari. Intanto l'Inter che prova a pressare, lo fa con Sartor, chiede, ottiene triangolo in aria, Sartor a contatto con Capitan Ayala, e lui l'ultimo a toccare, la rimessa sarà per il Napoli. Quello che hai sottolineato tu, Massimo, è sicuramente la vittoria più importante per questo giocatore, il fatto di vederlo in campo oggi. Io non so, avremo modo di valutare questa sera quali saranno le sue condizioni fisiche, però il fatto di vederlo già in campo è certamente un aspetto molto positivo. E a proposito di aspetti, qui vediamo anche quello tattico e possiamo vedere che non cambia neanche affrontando il Napoli l'Inter, perché il signore più arretrato al centro è Beppe Bergomi, che riprende la posizione di libero, due marcatori, in questo caso Sartor che ha anticipato il suo attaccante di competenza, era Bellucci, Galante invece si occupa di Stojak. Ritorna Gigi Simoni alla formazione, soprattutto in difesa, che gli aveva regalato più soddisfazioni nella prima parte di campionato. Penso che sia una scelta giusta, non per condannare Fresi, la scelta delle ultime domeniche come libero, oppure Colonnese o lo stesso Milanese, però questa è la soluzione attualmente in difesa, penso che sia la migliore. Però Fulvio, si deve ovviamente rispetto a tutte le squadre, ma l'Inter che affronta in casa un Napoli quasi, se non soltanto mentalmente, retrocesso, che gioca con il libero i tre marcatori, realmente poi, cioè proprio sul campo, non tanto sulla carta. Ma a volte non è che rinunciando a un difensore, mettendo un attaccante in più, tu debba vincere la partita con facilità. Io penso che l'allenatore in questo caso faccia bene a non snaturare il suo gioco, i suoi meccanismi. Tanto Moriero vince un buon rimpallo, allarga verso Canu, al centro c'è Ronaldo, arriva anche Moriero, a rimorchio Sanetti, cerca spazio Canu. Probabilmente quando opera il cross il pallone è già uscito, comunque lo ha controllato. Pino taglia la tela, dicevo dell'operazione di Canu che è avvenuta negli Stati Uniti con una lunga rieducazione, operazione a Cleveland nell'Ohio e poi la rieducazione al sole della California. L'importante è che alla fine questo miracolo della scienza e della natura si sia concretizzato per il bene dell'Inter, per il bene del calcio, soprattutto per il bene del ragazzo. Prova a filtrare ancora Moriero, non riesco neanche a trattenerlo con Crasson. C'era probabilmente un fallo di mano, reclama Moriero. Ah già, buonasera anche a Massimo Chiesa, che non avevamo ancora né visto né introdotto. Non abbiamo neanche parlato dell'arbitro, che è il signor Rossi. Massimo. Signor Rossi di Ciampino, all'ottava direzione in Serie A questa sera, prima volta che incrocia l'Inter, mentre in campionato aveva già incrociato il Napoli a Udine, tra l'altro teletrasmessa in posticipo da Telepiù. Arbitro sostanzialmente giovane, parlo in termini di esperienza in Serie A. È un'occasione importante per lui questa sera per far sì che le sue quotazioni mi salgono ancora. Vediamo. Lotta intanto West, subisce il fallo di Turrini e guadagna calcio di punizione, solita grande grinta di Taribo West. Turrini, l'uomo che ha dimostrato e offerto insieme a Pino Taglialatela, ma forse ancora più del portiere del Napoli, che è un periodo difficile, lo ha vissuto.
l'uomo che ha dato maggior continuità in una stagione più difficile del Napoli. Questa è l'azione che commentavamo prima, il tocco di mano di Crasson sul lancio di Moriero. In effetti doveva intervenire Rossi. Battuto West, il calcio di punizione al limite raccoglie Sanetti, costretto però ad allargarsi dalla pressione di Altomare. Libera bene Sanetti, eccolo il cross anticipato Ronaldo, poi Stoia che la sponda. Winter riorganizza per Sartor, la finta di Paolo Sousa, molto bene copertura Baldini. E la sponda Bellucci. Guzzante, Moriero sembra essere ovunque, poi Paolo Sousa si allarga, Moriero si riporta sulla destra, si sviluppa dalla parte opposta all'azione dell'Inter. Inter filtrante, Canu controllato da Ayala, poi Altomare allontana, Altomare che adesso sta giocando praticamente sulla linea dei difensori, sulla fascia destra, e Napoli sta giocando in realtà con i 5 perché Baldini sta facendo di fatto il terzo centrale. Intanto resta a terra Moriero ma il gioco prosegue, si lancia Stojak, da Winter, lo ha fermato però Sousa. Sanetti, Canu, c'è grande movimento da parte degli attaccanti, soprattutto gli esterni dell'Inter, con Canu e Moriero che hanno già incrociato un paio di volte la posizione. Sousa, si propone Ronaldo, il lancio è per lui, c'è Goretti che protegge, la presa bassa e sicura di taglia la tela. È un'azione abbastanza prevedibile questa dei primi minuti da parte dell'Inter, che è subito partita molto forte. Ecco, tu menzionavi appunto gli attaccanti che vanno a cercarsi gli spazi dove ci sono. In questo caso centralmente è difficile perché non ce ne sono, allora Canu l'abbiamo visto, lo stesso Moriero l'abbiamo visto spesso sulle fasce a cercarsi appunto questi spazi dove potesse inserire. Nel nulla il cross di Panarelli, poi vediamo Montefusco che è il quarto tecnico del Napoli, che ha chiesto veramente più volte scusa alla programmazione in questa stagione. Siamo partiti con Mutti, poi Mazzone, Galeone, differenti schemi tattici, differenti teorie dal punto di vista del calcio e della preparazione atletica. Scelte che sono state immediatamente sconfessate una dopo l'altra. Questa è poi la situazione del Napoli, che ha il peggior attacco e la seconda peggior difesa del campionato, soltanto 2 vittorie, 9 sconfitte, 2 pareggi in trasferta, 16 sconfitte in totale in campionato, ha subito 50 gol e ne ha segnati 15. Un'annata certamente tutta da dimenticare, quella per il Napoli, ma forse però, da ricordare, no, da ricordare, per evitare errori di questo tipo. Certo, tutta da dimenticare, ma poi sicuramente io poi ho vissuto un'esperienza analoga col Milan nell'81, per cui ti devo dire che al momento è da dimenticare, poi però te la ricordi per tutta la vita, sono esperienze che sicuramente portano beneficio. Il lancio di Ayala e l'uscita tranquilla da parte di Pagliuca. Ayala tornato, rinfrancato a livello quantomeno personale, dell'esperienza in nazionale. 2 vittorie, un gol all'attivo per lui. Si fa vedere in avanti West. Sanetti, in comprensione con Ronaldo che stava andando dalla parte opposta. Ora Turrini, anche lui a protezione della fascia destra, lo evita con ottima eleganza. West, poi fortunato nel rimpallo con Altomare. Canu cerca di farsi largo al limite, lo ha fermato Ayala. Panarelli, scende anche Crasson, prende velocità, cambia passo il belga. Anche Sartor ha avuto qualche domenica per riflettere, lontano dai titolari, ma che torna nella prima squadra, giocatore del grande talento e del grande futuro. È certamente un giocatore del grande talento, però io riprendo una massima di Boskov di questi ultimi giorni. No, attenzione a quello che diciamo su Boskov. No, ma la riprendo perché l'ha detta. A volte panchine come antibiotico, per cui penso che per alcuni giocatori, in questo caso senza nulla togliere Sartor che ha un grandissimo futuro davanti a sé, penso che ogni tanto fermarsi a riflettere sui propri errori faccia bene, e Simoni ha fatto bene a far così. È stato ammonito Stojak perché ha controllato volontariamente con la mano il pallone. Primo cartellino giallo dell'incontro, partita finora assolutamente tranquilla, 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo a San Siro, sempre 0-0 tra Inter e Napoli. Si riparte da Bergomi, poi
poi West può stare calante sul lancio accettato da lungo Moriero. Cancano, il più brillante dei suoi in apertura, dialogano proprio i due. Sousa, preziosismo. Moriero, evitato lungo, non il fallo di Panarelli. È una cosa strana che l'Inter, quando arriva negli ultimi 30 metri all'altezza dell'area di rigore, deve cercare la soluzione personale. Si trova, anche per merito di questo Napoli dei primi 15 minuti, che offre pochissimi spazi, allora si invece di allargare si cerca l'azione penetrante centrale ed è difficile trovare spazi, per cui viene autorizzato a cercare l'azione personale, come in questo caso Moriero. Attenzione a questo calcio di punizione, lunga la rincorsa fatta di Ronaldo, mucchio in area di rigore, quattro uomini in barriera per taglia la tela, tutta una gran botta pelo d'erba, sapore però da Panarelli. Stojak scatta Bellucci, tutto arretrato, arriva a supporto anche Altomare. L'apertura di Turrini. Panarelli. Di Bellucci, Sanetti in copertura, poi West. Ancora Turrini. Si propone Stojak, tiene palla Turrini, va in dribbling, salta West. Con la gamba di richiamo, allontana il pallone. E Galante lo ribadisce in fallo laterale. Fabio Galante, uno dei possibili dubbi di Cesare Maldini per la rosa dei mondiali. Il gioco Altomare. Fabio Galante che allontana, trova Canu, andata alla torre verso Ronaldo. Canu ha spazio davanti a sé, anche Ayala però che lo controlla e lo ferma. Maldini. Certo che ho visto già un paio di volte Canu cercare di puntare l'uomo, lui ha lunghe leve, gli riesce difficile, devi essere certamente al massimo della condizione per poter puntare l'uomo e superarlo in dribbling, lui gli riesce già difficile per la sua statura, per la sua conformazione fisica, che deve probabilmente al momento opportuno essere più altruista. Però insomma, come abbiamo spesso detto, poi è vero questo, ma è anche vero che la condizione si trova giocando, cioè, anche dal punto di vista agonistico in allenamento non è lo stesso. Hai detto bene, ma infatti deve giocare, deve ritrovarsi, perché l'allenamento è una cosa, sono i 90 minuti domenicali, la tensione, la concentrazione che ti danno sicuramente la condizione fisica. Avanza il Napoli, lo fa con Baldini, poi Turrini, guarda il centro, finta il cross, cerca spazio lui, finalmente trova il cross, lontana Sartor, vinta anche spinto, infatti c'è calcio di punizione per i nerazzurri. Buono questo cross da parte di Turrini a tagliare, nessun, ecco la dimostrazione che delle difficoltà del Napoli in quest'anno, questa è un'occasione che probabilmente il Napoli qualche anno fa sfruttava. Evidentemente un cross molto bello, tagliare, poteva intervenire qualche attaccante in questo caso. Turrini, dicevo, per continuità e anche per leadership, forse migliore del Napoli questa stagione, assolutamente meglio. Sono d'accordo con te, il migliore del Napoli, e ha dimostrato un grande attaccamento a questa società, perché io sono convinto che essere il migliore del Napoli ti vengono a cercare, ci sono delle squadre che ti vengono a cercare. Il fatto che tu abbia rinnovato il contratto ed abbia confermato di rimanere a Napoli anche in caso di retrocessione significa che c'è un grande attaccamento. E a proposito di attaccamento e a proposito di parole d'amore verso questa maglia, Pino taglia la tela, non è stato da meno, ha detto un contratto fino al 2002, è chiaro che le ambizioni, i meriti di taglia la tela sono diversi, sono pronto ad andare in Serie B con il Napoli, voglio riportare questa squadra nella massima serie, anche se il Napoli almeno in uno dei suoi tanti stravolgimenti di quest'anno sembra abbia già preso Mondini. È vero, sì, mi risulta che abbia preso Mondini, però sai che altro buon portiere, un ottimo portiere, però sai, è meglio avere due portieri buoni che non averne nessuno, questa è una massima. Sì, forse anche un lusso, però è anche un lusso, ma penso che certe scelte secondo me si faranno verso la fine del campionato. Però l'Inter ha provato
attacco di profondità. Sartor che ha preso anche un pestone. Messo in zona d'attacco comunque per la squadra di Simoni. Altro guizzo di Teco Moriero. Quindi dovrebbe essere incluso nella lista dei 22 per Francia 98. Domani Sartor si muove, Moriero cerca di prolungare, lo fa ma alle sue spalle allontanato il Napoli che non riesce poi con Longo a ribadire. Winter con palla bassa, Masson per Panarelli, Pellucci si fa anticipare da Sanetti e West ricomincia tutto da Pagliuca. Lotta per la posizione Ronaldo ma viene anticipato Sousa, ancora Ronaldo prova a girarsi e subisce fallo, quello che ovviamente tutti i difensori debbono cercare con lui di evitare, di farlo girare e farlo partire sul primo passo come è successo in questo momento, perché nel momento in cui lo fai girare è chiaro che ti crea difficoltà perché poi ha una rapidità. Abbiamo visto come appena stoppato il pallone ha visto subito il compagno, è stato, ha cercato di servire il compagno per l'1-2 tipico dei brasiliani. Però appunto bisogna cercare di evitare di fargli arrivare il pallone. Ho pensato bene di metterlo giù Baldini, d'altronde non aveva più molte soluzioni. Punizione battuta da Sousa, va in area Taribo West, Ayala appoggia lì, recupera, taglia la tela. Sono 19 minuti all'inizio della gara, il punteggio non si sblocca, è sempre 0-0 tra Inter e Napoli. Stojak anticipato da Sartor, facendo il marcatore centrale. Bellucci di tacco all'indietro, Stojak di sinistro, ribattuto proprio da Sartor, spazio per Sanetti, riesce ad andare in dribbling, salta un paio di avversari, poi allarga per Ronaldo e non controlla. E certo che Zanetti è un po' la croce delizia di questa Inter, a mio avviso è un grandissimo giocatore, però io penso che a volte crea dei problemi portando continuamente palla, mentre invece i centrocampisti e gli attaccanti devono essere serviti di prima. Bellucci, altro delizioso colpo di tacco e altro giocatore di talento, giovane ma molto interessante, ha saputo anche resistere a problemi fisici di una certa entità nel corso della sua carriera. Grande partenza con la Sampdoria e poi grande ricostruzione con la maglia del Venezia, sempre all'insegna del gol. Turrini, intanto Bergomi con Longo, probabilmente il triangolo, ha intuito tutto Moriero, prova a cambiare passo l'Inter, lo fa con Moriero, fascia centrale, semina un paio di avversari. Il pubblico si arrabbia perché vedi è scattato Ronaldo, il pubblico voleva che Ronaldo fosse... venisse servito, non è stato così, ecco, forse peccano un po' di egoismo, portano troppo palla e questo è quello che si può vedere in questi primi 20-25 minuti, sicuramente un fatto negativo. Winter servito da Sartor, difficile trovare spazi, Napoli è abbastanza corto soprattutto per quanto riguarda la linea degli attaccanti, dei centrocampisti con quella dei difensori, sfilacciato l'attacco, ma adesso rientra anche Bellucci, palla in area per Cani, imprendibile però. Ci sottolineano l'esordio, tra l'altro sotto l'occhio delle nostre telecamere a Firenze, vi ricordavo la sua operazione, una valvuloplastica operata dal professor Lidl alla Cleveland University, è stato praticamente un rimodellamento della valvola aortica naturale, poi c'è stata tutta una degenza in California, l'università di UCLA, bella villa Santa Monica, il miracolo è stato completato. Canu, proprio lui, sempre Ronaldo che riesce a prendere velocità, si allarga Canu, sono in due che stringono su Ronaldo, prova il sinistro per il bersaglio. Qui è stata una buona occasione in contropiede da parte dell'Inter, però nata da un errato disimpegno da parte dei giocatori del Napoli, di Longo mi pare. È chiaro che l'Inter sfrutta queste disattenzioni del centrocampo e della difesa del Napoli, perché fino a questo momento tu prima hai parlato di partita troppo tranquilla, è chiaro che la partita troppo tranquilla fa il gioco del Napoli, non sicuramente quello dell'Inter, quindi invece deve cercare di dare più intensità alla propria azione. Dopo naturalmente coinvolgeremo anche i nostri inviati a bordo campo, abbiamo sentito
Montefusco che predicava la calma del Napoli, che tutto sommato può permettersi tranquillità. Adesso anche il conforto del risultato, col passare dei minuti ci potrebbe essere più smania ai giocatori dell'Inter di cercare di trovare la via giusta. Moriello subisce fallo e batte calcio di punizione. Sousa, Moriero, Cano che allarga, arriva Sartor, guarda il centro, è suo il cross da Goretti e spazza Panarelli. Bergomi, ma Sousa, Sartor dei più attivi. West, Bergomi, un Inter che gioca troppo in orizzontale, non verticalizza mai. Adesso ci prova con Winter, Cano di prima, piona il pallone a livello centrale Goretti, poi ha spazzato Baldini. Fa vedere in avanti Bergomi, viene servito lui in profondità. Panarelli a concedere solo la rimessa laterale, già effettuata peraltro dall'Inter. Winter, Galante, West, ha lanciato solo l'azione dei partenopei. Si galoppa Turrini, Bellucci, c'è Stojak, va in uno contro uno con Galante, si apre il banco per il cross, lo effettua ed è Winter costretto a coprire sul secondo palo. Panarelli, pallone che si impenna, Stojak, forse anche sbilanciato da West per allontanare la minaccia. Alto mare, sembra quasi crederci adesso il Napoli anche a possibilità offensive, subito frustrate da un ottimo intervento di Caribou West. Prende rapidità Sanetti, anche trattenuto da alto mare. Sousa lungo, poi pasticcia ancora Sousa nel traffico, sono in troppi su di lui, dice l'arbitro. Ma la partita si vivacizza sempre solo per merito del Napoli. Quando il Napoli comincia a crederci, è chiaro, va verso la porta avversaria. Ha creato anche in precedenza una buona occasione col giovane Panarelli. Attenzione adesso a Kanu in area, su di lui come al solito Ayala, il pallone scivola oltre la linea di fondo. Io vorrei anche coinvolgere i nostri inviati per sentire ad esempio subito gli umori di Simoni e soprattutto le reazioni della panchina dell'Inter ad una prestazione finora forse meno brillante rispetto alle attese. Chi? Sì, non è felicissimo Simoni per l'atteggiamento dell'Inter, si agita molto, vorrebbe soprattutto un pressing più alto, ecco, attaccare ad esempio Baldini adesso che porta avanti il pallone con gli attaccanti, con i centrocampisti. E poi la stessa cosa diceva Fulvio, si è arrabbiato spesso con Zanetti ma anche con Moriero per il fatto che portano spesso palla invece di lanciare subito nello spazio vuoto per Ronaldo. Panarelli controlla un buon pallone, lo gira per Crasson. Paolo Sousa sul lungo commette fallo. Sono 26 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Inter e Napoli. E soprattutto da tenere in considerazione che l'Inter ha creato pochissimo. Ha creato pochissimo, ha tenuto molto il possesso di palla, però ha creato poco, poca lucidità in fase offensiva. Distanza notevole per questo calcio di punizione, gran movimento di Stojak in area. C'è una battuta diretta e Pagliuca sfiora, non trattiene, un brivido sulla conclusione di Ayala, calcio d'angolo per il Napoli. Una buona punizione calciata molto bene da Ayala, il pallone ha battuto prima, è chiaro che quando il pallone batte prima per terra crea qualche complicazione al portiere, che però mi sembra che sia andato leggermente un po' molle. Tutto il corner tagliato, pallone che filtra e poi c'è una spinta forse di Bellucci. Sì, no, sicuramente di Bellucci. Ricordavo dei problemi che aveva avuto dal punto di vista fisico Bellucci. Ha saputo reagire benissimo, ha avuto
l'asportazione della milza. Splenectomia, gioca senza la milza, che comunque non è considerato un organo fondamentale dal punto di vista atletico. Magari aiuta, voglio dire, se meglio avercelo, no? Beh, chiaramente. No, adesso si può sorridere perché, ripeto, è tornato a grandissimi livelli Bellucci, forse anche superiori di quelli precedenti. Gli va dato merito di questo umanamente e professionalmente, però merita anche questa sottolineatura. Il cross di Sartor, c'è la deviazione, ancora una volta sarà calcio d'angolo per l'Inter, che vive molto sui guizzi dalle fasce laterali, quelle di Moriero ma anche quelle di Sartor e West dalla parte opposta. Ecco, soprattutto quelle di Moriero. È chiaro che quando crea qualche occasione la crea soprattutto sulle fasce. Ma Paolo Sousa dalla bandierina, tutto corto, voleva probabilmente Cano a prolungare, invece ha guadagnato la rimessa laterale, poi ancora anticipato Sartor, che però è in vantaggio. Winter è rimasto ultimo baluardo, rilancia lui su piedi di Longo, però elegante adesso l'Inter si propone con Moriero. Ronaldo in area, taglia la tela, si allunga e ci arriva, e questa è stata la prima occasione buona da parte dell'Inter. Hai visto, giocata tutta di prima, un'azione in profondità. È stato anche molto bello il passaggio di Moriero per Ronaldo, che si era stoppato bene il pallone, guardate, ecco, nel tiro, poca decisione per quanto riguarda il tiro, evidentemente ha cercato l'esterno in allungo, ma ha cercato l'esterno in allungo, è stato anche direi abbastanza bene controllato da Baldini. Sartor, Sousa che si muove molto, cazzo, la rimessa è per l'Inter. Non ha certo dimenticato l'italiano Paolo Sousa, momenti belli vissuti con la maglia della Juventus, un ambientamento che era riuscito perfettamente prima di andare a conquistare un'altra Coppa del Campione con la maglia del Dortmund. L'abbiamo sentito anche prima quanto l'italiano avesse imparato bene, sia di sua completa proprietà. Ora Paolo Sousa, forse dei centrocampisti dell'Inter quello che fa maggior movimento senza palla rispetto agli altri, si sbaglia a calibrare però. Sì, si aspettava il pallone addosso Cano. Cano è molto bravo a difendere il pallone, a dare respiro alla propria squadra, se tu lo servi la squadra ha possibilità di venire su. Ecco, in questo caso invece è stato servito nel modo opposto, con lancio lungo, e certamente non deve essere servito bene. Anticipo di Galante, toglie Panarelli, poi recupera Sanetti, fermato a sua volta da Ayala che sta giocando un'ottima partita, decisamente rinfrancato dal viaggio per la nazionale. No, direi che Bellucci ha urtato anzi il Sartor. Difensore Sartor interista, assolutamente nessun, cioè non c'erano gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Difficile Fulvio affrontare una squadra che contiene come il Napoli, bisognerebbe velocizzare un filino la manovra. L'Inter conferma tutte le difficoltà del momento, difficoltà nel... Ecco, guardate l'azione. Assolutamente, l'abbiamo visto bene. Ecco, difficoltà nell'esprimere gioco, soprattutto quando una squadra chiusa come quella del Napoli, che però in questi ultimi minuti non rinuncia a giocare, si espone, e forse è questo che vuole l'Inter, una squadra che esca dal proprio guscio per poter esprimersi meglio in contropiede. Forse l'Inter per quello è un po' triste, però, cioè, se questa è la realtà è un po' triste, ma l'Inter non a caso è una squadra che si esprime meglio in trasferta quando viene attaccata e poi agisce in contropiede. Prova Ronaldo ora per Cano, che controlla benissimo il pallone, lo mette bene giù, va in dribbling, salta Ayala e poi viene abbattuto, in seconda battuta da Goretti. Questo è un fallo secondo me meritevole di cartellino giallo, che Rossi sta prontamente esibendo a Goretti, anche perché Goretti si è disinteressato completamente del pallone andando ad abbattere Cano. Goretti che era diffidato insieme ad Allegri, che in panchina è a Bellucci, salterà la prossima partita. Rivediamo ancora l'impatto, adesso arriva Goretti netto sull'uomo proprio. Modice, yes. Calcio di punizione, questo è pericoloso. Siamo un paio di metri, non di più, dalla linea che delimita l'area di rigore. Sta
predisponendo la sua barriera, taglia la tela. Deve provare Ronaldo, c'è anche Paulo Sousa che adesso si allontana, e Moriero in zona battuta. Vediamo bene la disposizione del muro, sono 5 uomini, coprono perfettamente il primo palo, anche se taglia la tela, qui non vede partire il pallone, è difficile da lì provare un angolo, lo cerca e non lo trova Ronaldo, prova il muro. Poi Stojak evita l'out ma riconsegna il pallone all'Inter. Winter Sousa, Winter in corsa, ha preso sul mercato probabilmente uno dei migliori playmaker a livello mondiale, Paulo Sousa, al 100% della condizione, ha avuto molti problemi fisici, peraltro sembrano risolti, un po' di condizione, resta in condizione. Canu taglia la tela, miracolo, poi Ayala libera. Azione partita proprio dal piede di Sousa. Dal piede di Sousa, l'assist per Moriero. Moriero si è girato molto bene sul secondo palo. Sul secondo palo per i difensori è sempre difficile. Qui c'è stata un'ingenuità di un difensore del Napoli che ha lasciato passare il pallone. Però direi ottimo l'intervento di Pino Taglialatena. Ancora Sousa dalla bandierina. Batte lungo. Allontana Stojak mentre protesta Galante. Galante è stato trattenuto, eh? A mio modo di vedere è stato trattenuto, credo, da Baldini. Ripreso con un out per l'Inter che va al cross con Sanetti, prova a cercare la testa di Galante che va a far da torre, Longo però controlla e poi spazza. Sartor, poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo, il punteggio sempre di 0-0 tra Inter e Napoli. Ora prova ad affondare con Panarelli, largo c'è Bellucci, dalla parte opposta Stojak. Qua Rossi fischia l'intervento di Moriero, secondo me giustamente, perché Moriero cercava palla ma ha trovato la caviglia di Panarelli. Il primo tocco, dalle immagini sembra quasi di no invece, rivedendo le immagini sembra quasi di no. Qua rivediamo la trattenuta ai danni di Galante probabilmente. No, rivediamo il miracolo di taglia alla tela, l'errore di Crasson, anzi di Altomare, e la splendida risposta di taglia alla tela su Canu. Scodellati in aria, questa volta il calcio di punizione. Turrini, sinistro con i pugni, allontana Pagliuca, non è finita però. La spinta segnalata dal guardialine di Moriero. Moriero protesta e non capiamo perché protesti. Ha proprio allontanato via, spinto via Turrini. Botta di Turrini, gran sinistro. Ottima la risposta. Pagliuca adesso dovrà guardarsi ancora di una geometria che parte dai piedi di Turrini. Questo calcio di punizione sul secondo palo. Ayala, fuori da torre! E poi sotto misura è Longo. Il gioco era fermo. Sì, c'era stata la segnalazione di fuorigioco, corretta peraltro. Comunque sottolineerei uno splendido stacco da parte di Ayala, che ancora una volta dimostra di essere una grande partita. Grande partita, dimostra di essere uno dei più forti difensori attualmente in Italia, soprattutto nei colpi di testa. E si ha la sensazione che quando attacca il Napoli la difesa dell'Inter sia leggermente in apprensione. Canu, fuorigioco per Checo Moriero, ancora a bordo campo Stefano De Grandis. No, soltanto per segnalare quanto Simoni si sia imbestialito evidentemente per quella trattenuta su Galante, che da qui è sembrata abbastanza netta, poi rilevata da Chiesa. Calcio di punizione per il Napoli, batterà Goretti. Winter Sousa, ancora Winter, Longo, sporca la traiettoria Sousa, poi Canu cerca di recuperare su Ayala che va a contatto con Sanetti e guadagna calcio di punizione. Lo batte lo stesso capitano del Napoli, per Stojak. Arriva West, c'è un fallo su West. Bellucci,
punizione per l'Inter, che aveva perso il pallone perché l'ultimo tocco era stato di West e la rimessa sarebbe stata in zona d'attacco per il Napoli. Inter che in questo ultimo periodo qualche problemino, forse anche qualcuno di più in casa l'ho avuto, non deve ripetere per questo magari l'attenzione. Ecco intanto la trattenuta che sembra molto netta, nettissima, avevamo visto giusto, questa è la trattenuta sul braccio destro di Galante e questo era calcio di rigore. Cioè, l'Inter un po' bloccata perché probabilmente non può dimenticare le sviste interne contro Bari e contro il Bologna che sono costate due sconfitte. Un Inter che ha depauperato un po' tutto il vantaggio che aveva accumulato nelle ultime 10 partite, 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, sono un ruolino anche inferiore ad una zona UEFA. Inferiore, decisamente inferiore. Sartor sul centro verso Ronaldo, ben protetto nella sua presa bassa, taglia la tela. Comunque quello che dicevamo in precedenza, Massimo, un Inter che ha difficoltà ad esprimersi quando trova una squadra, in questa occasione il Napoli, una squadra chiusa che gli concede poco, e questo è un segnale abbastanza preoccupante perché conferma che una squadra è priva di fantasia, una squadra che gioca con un unico schema. Ecco, per esempio questa sera si è giocato molto con Moriero ma poco sulla fascia sinistra perché non c'è in effetti un terzino sinistro, in questo caso c'è West che però è un non è di natura un fluidificante, per cui qualche piccolo problema c'è. Sartor potrebbe forse essere spostato lui sulla fascia sinistra, qui mette un pallone in profondità che Cano non controlla, lo fa alle sue spalle, taglia la tela. Napoli che sta facendo la sua partita, no? E mi riferisco anche a Giorgio Porrà a bordo campo. Certamente, tra l'altro panchina del Napoli, sentirete adesso Montefusco per nulla in disarmo, come ci confermava nella nostra prepartita, ci crede ancora nonostante i numeri della classifica. Accanto a lui c'è Giuliano che parla poco, fuma molto, prende appunti credo mentalmente in proiezione futura. Montefusco insiste molto sul possesso di palla, lo raccomando soprattutto sui giocatori più tecnici, in particolare a Bellucci. Poi insiste su Longo, gli chiede maggior raziocinio, non avanzare troppo il raggio d'azione, anche Altomare che è elemento importante lì nella cucitura del gioco, ma anche per chiudere gli spazi dove può infilarsi Ronaldo. Allontana Goretti, Stojak al limite in acrobazia! Che numero quello di Stojak, e per poco non sorprende completamente Pagliuca e tutta la difesa dell'Inter. Questa è stata una grandissima prudenza da parte, ecco guardate che bella immagine, grandissima prudenza da parte di questo giocatore. Io penso che Pagliuca è uscita proprio di un pelo, per Pagliuca non ci sarebbe stato nulla da fare, allarga sconsolato le braccia Montefusco, certamente questa fa pari con l'occasione di Canu precedente, in precedenza. Gira indietro Grasson, si lotta sul filo dell'auto, ancora il belga per Bellucci, sono in tre che lo chiudono. Taglia il campo lungo West, un po' in difficoltà prima di Turrini, cerca di andarsene lui e guadagna la rimessa laterale. Fuori nel campo Tolibò, fuori. Perfetto, lui stesso, abbiamo sentito il guardaline che ha detto Taribo fuori dal campo, si riferiva ai piedi per la battuta del fallo laterale. Partito West non imprendibile anche per un giocatore di stazza come Cano. Superato il 41esimo del primo tempo ed è 0-0 tra Inter e Napoli. Fatte le debite proporzioni, l'Inter sta cercando di fare di più la partita, ma globalmente con tutte le premesse del caso. Qui intanto Pagliuca allontana sotto pressione, meglio il Napoli. No, sicuramente meglio il Napoli almeno in questo primo tempo. Il Napoli che poi, attenzione, è vero che l'Inter ha trovato difficoltà ad esprimersi come gioco, ma il Napoli in questi ultimi minuti è venuto fuori prepotentemente, ha creato qualche occasione da gol, punta sul possesso di palla come ci ha fatto notare il nostro Giorgio Porrà, per cui non è una squadra totalmente rinunciataria, Massimo, direi che l'Inter che è mancata completamente in fase offensiva, se consideriamo solo quell'occasione di Canu, l'Inter direi abbastanza bulica in questo primo tempo. Forse tanti rimpianti a Napoli in vista la squadra questa sera per quello che sarebbe potuto essere, in realtà non è stato. Certo, non bisogna
purtroppo il passato non si può cancellare, ecco, bisogna costruire per il futuro. I punti in classifica sono quelli, per comunque le basi per poter avere un Napoli per il futuro direi importante, decente, penso che ci possa essere. Longo organizza la barriera con taglia la tela, punizione centrale per l'Inter e per Ronaldo, prende una lunga rincorsa, ha coperto bene il primo palo, vede partire il pallone, taglia la tela, esplode Ronaldo, la conclusione il bersaglio, però tra le altre cose mi è sembrata una distanza abbastanza notevole, difficile, anche se è vero che Ronaldo mi pare nelle prime domeniche del campionato ha fatto gol da una posizione praticamente simile, una posizione analoga, però devo dire che insomma adesso mi è sembrato tagliare la tela anche abbastanza preparato. Altro contatto, abbiamo rivisto di quanto ed è molto uscito il calcio di punizione di Ronaldo, poco più di 28 metri, velocità superiore a 100 km orari. Kanu mette a seguire per Winter, è buona l'acrobazia ma non la mira. Questa è stata una buona azione da parte dell'Inter, sempre su Kanu. L'Inter gioca molto su Kanu perché Kanu è molto bravo, come dicevo in precedenza, a difendere i palloni, e lui difende bene il pallone, poi ci sono gli inserimenti dei centrocampisti come in questa occasione Winter. Il tiro comunque è stato tutto da dimenticare, comunque è un'azione importante perché ha trovato un buon varco ben creato dagli attaccanti, ha potuto sfruttarlo solo a metà Aaron Winter, quindi è mancata completamente la chiusura del Napoli. Si fa rubar palla a Panarelli da uno scatenato Moriero, Sousa, triangolo che non si chiude per l'intervento di Altomare, poi Sousa recupera ancora Kanu, largo c'è Ronaldo, fallo di Turrini, giusto, fallo di mano di Turrini. Kanu ha battuto la punizione per Ronaldo, limite, cerca spazio ma non può chiudere il triangolo con Longo. Lancio di Turrini, Bergomi nella zona di Altomare, adesso è stato portato in posizione leggermente più centrale con Turrini leggermente più prudente. Panarelli in slalom, ancora il numero Bellucci, Sousa, l'asse importante dell'Inter questa sera con Moriero. Anticipato Ronaldo, un minuto di recupero facendo il quarto uomo che tra l'altro è già iniziato. West, il pubblico comincia a rumoreggiare, c'è una sorta di brusio di sottofondo, ma certamente non può ritenersi soddisfatto per la prestazione del primo tempo dell'Inter. È chiaro che si aspettava qualcosa di più, non certamente per il valore del Napoli, perché insomma uno pensa alla squadra ultima in classifica, pensi di farne un solo boccone, invece non è così, la realtà è diversa. Il Napoli gioca bene, crea difficoltà, e l'Inter invece che dovrebbe darsi una marcia in più, una mossa in più, che prova con il lancio verso Moriero, taglia la tela, prima Altomare, poi riescono ad allontanare. West, altro numero di Sousa, grande primo tempo per lui. Ronaldo, scaduto il minuto di recupero, Ronaldo va in progressione, viene fermato regolarmente con l'intervento sul pallone. Sì, anche io ho avuto la stessa impressione. E finisce qui il primo tempo, finisce tra i fischi del pubblico di San Siro. È stata una brutta Inter, verrebbe quasi da dire la solita brutta Inter, un Inter che ha fatto dire a Moratti spesso che manca un gioco, e oggi si è visto, un Inter che non è riuscito a trovare sbocchi contro un Napoli che merita applausi, merita consensi, ha giocato una buona partita, ha dimostrato di avere non solo quel carattere, quella dignità che serve per finire bene il campionato, ma ripeto, lascia anche dei rimpianti, penso, nei tifosi e anche nei protagonisti per quello che poteva essere, che invece non è stato. L'Inter continua a essere un grande punto interrogativo, qui vediamo i numeri, i tiri in porta sono assolutamente in parità, l'Inter ha battuto soltanto più il calci d'angolo. Squadre che stanno rientrando, stanno spuntando dal tunnel, non mi sembra che ci sono variazioni né nel Napoli né nell'Inter, dovrebbero riproporsi entrambe le squadre con gli 11 di partenza. Va a sedersi ancora in panchina Giorca Epp, lo fa Zamorano,
certo non mancano le alternative eventuali all'Inter. Per il momento si riparte con gli 11 di partenza, ve li ricordo rapidamente: Pagliuca, Bergomi e Sartor, Sanetti, Galante, West, Moriero, Winter, Sousa, Ronaldo e Canu per l'Inter. Il Napoli in maglia bianca da trasferta, okay, con pregi neri e celesti, con Tagliatella, Crassone, Baldini, Panarelli, Goretti e Ayala, Turrini, Longo, Bellucci, Altomare e Stojak. Si riparte dallo 0-0 con il Napoli che toccherà il primo pallone di questa ripresa. Vedremo se ci saranno quantomeno degli aggiustamenti tattici da parte di Simoni. Questo ovviamente lo potremo verificare tra qualche istante. Primo piano per Nuanco Canu, certo non ha demeritato, anche se Moriero e Paolo Sousa con la vitalità di Sartor sono stati gli elementi più convincenti di un Inter che non lo è stata anche parzialmente, direi, nel primo tempo. Crasson alla rimessa laterale, la prolunga Panarelli, alle sue spalle c'è Bergomi, tutti a scaldarsi però sulla panchina dell'Inter. Si potrebbe preannunciare qualche variazione singolare, perché magari avrebbero potuto farlo durante l'intervallo. Sì, probabilmente era giusto dare l'opportunità agli stessi 11 del primo tempo di potersi esprimere anche nei primi minuti del secondo tempo. Però io sono convinto che Simoni farà qualche modifica, probabilmente, ecco, è mancata un po' di lucidità, un po' di fantasia negli ultimi 30 metri, ecco, l'ingresso di Jorge potrebbe favorire questo. E chissà che non vedremo lo schema Moratti, che poi i giornalisti sono andati a cercare nel corso dell'intervallo in tribuna d'onore, cioè con Djorkaeff alle spalle della coppia offensiva Canu-Ronaldo. Ovviamente tutto da verificare, mentre ha subito un colpo Paolo Sousa, che ha dimostrato grande condizione anche nel primo tempo. Io Fulvio approfitterei di questa mini pausa. Intanto vediamo Stojak, che è stato personaggio del primo tempo, il serbo nazionale under 21, viene dal Vojvodina, 16 gol lo scorso anno, in totale ne ha segnati 34 in 71 partite. Lui è in prestito, un mezzo miliardo è costato sino alla fine dell'anno, già fissato un eventuale riscatto a 4 miliardi. Vedremo se il Napoli non deciderà di ripartire proprio da lui per la rincorsa alla Serie A, sempre tenendo da parte un, certo, miracolo da qui alla fine della stagione. Ti volevo far analizzare, mentre esce Paolo Sousa, alcune frasi di Moratti, che probabilmente nel panorama del calcio nazionale è il personaggio che parla più di tutti. Moratti ha detto, a caldo ha detto, tra l'altro ritrattandolo giustamente, perché poi ha detto: beh, a caldo cosa volete che vi potevo dire dopo la partita con la Lazio, a Simoni chiedo di trovare finalmente qualche schema. Poi altre dichiarazioni sfuse nel corso della settimana: a Simoni lascio il tempo necessario per vincere lo scudetto, e più ragione, non dobbiamo accontentarci di nessun altro traguardo, perché se no, se cominciamo ad accontentarci poi della Champions League, si scende mano a mano sempre più in basso. Ha garantito che Ronaldo resterà giocatore dell'Inter e non si accetterà nessuna trattativa per lui. Mi ha detto: mi piacerebbe vederlo vicino a Canu, ma sono sicuro che riprenderemo il cammino vincente. Ah, guarda, è chiaro che il presidente può dire quello che vuole. Io però onestamente, devo dire la verità, eviterei a volte di fare alcune dichiarazioni che mettano soprattutto pressione nei confronti dell'allenatore. Ecco, per esempio, non sono d'accordo quando si dice che l'Inter ha il migliore organico. Metti chiaramente in difficoltà l'allenatore, primo perché dopo lo devi dimostrare sul campo, secondo perché non è vero l'Inter che abbia il migliore organico, e poi dicendo anche che l'Inter debba vincere per lo scudetto. È chiaro che sono dichiarazioni che servono da stimolo, questo non possono far altro che far piacere, però certamente non danno una mano a quel grande signore che sei voi. Simoni, quale ha detto: è chiaro che lo scudetto è il mio obiettivo, Djorkaeff giocherà però nella posizione che io riterrò più adatta. Certo, è un bel enigma quello di valutare se... Ecco, per esempio, questa è una partita dove Djorkaeff, Canu e lo stesso Ronaldo potrebbero giocare insieme, altre partite magari contro squadre più blasonate, magari no. Qua secondo me ha ragione l'Inter, c'era stato un tocco per ultimo di un napoletano, era calcio d'angolo. Tanto l'avrete visto prima, è rientrato Paolo Sousa, quindi eccolo, vediamo qua, tocco di Ayala, nettissimo, hanno ragione ad arrabbiarsi. Vi ricordo qualche appuntamento importante con Telepiù domani, a proposito di calcio, inglese, sulla nostra rete grigia: Tottenham contro Bolton, poi grande Monday Night lunedì, il derby di Londra, Upton Park, West Ham, Arsenal.
vinto più gol mondiali, un'ora di gol e spettacolo di calcio da tutto il mondo, sempre lunedì. Intanto Taribo West, su il cross per Ronaldo, anticipato, e poi Panarelli perfeziona il disimpegno che era di Baldini. Lotta e alla meglio su Winter, raddoppiato anche da Moriero. Si disimpegna bene Winter, che ha recuperato il pallone. Sousa, questa volta il pallo è su Canu, lo ha commesso Goretti. Sì, altro intervento da dietro, non violentissimo, però Goretti deve fare attenzione perché tra l'altro è uno dei due ammoniti. A proposito di appuntamenti, zona ovviamente domani nel nuovo orario delle 22.40, questo per il lunedì, solito appuntamento alle 20 invece il venerdì. E a proposito di appuntamenti non soltanto calcistici, io vi ricordo che Telepiù offrirà asilo a Beppe Grillo. Questa partita è dal 6 marzo, proporremo tre spettacoli del comico sparito dalla televisione, che offrirà asilo ovviamente televisivo. Telepiù, appuntamenti da non perdere con la grande comicità di Beppe Grillo. Stojak questa volta non riesce alla sua sponda, riesce invece il recupero su Moriero. Longo per Bellucci, l'anticipo di Bergomi. Longo prova a cambiare gioco, lascia correre il pallone Turrini, viene affrontato fisicamente da West, guadagna calcio di punizione. Il pubblico si spazientisce tutte le volte che i giocatori dell'Inter portano palla, ecco, come nell'azione precedente quando Moriero sente stradito anche lui di portare palla, quando aveva la possibilità di allargare sulla fascia destra, perché solo così, allargando il gioco, è chiaro che Napoli cosa fa, questo poi ha perso un po' di fluidità di gioco in questo secondo tempo, si difende con tutti i suoi effettivi nella metà campo, anzi nella propria metà campo. È chiaro che l'Inter deve cercare di allargare il gioco per procurarsi gli spazi. Prima parlavo di calcio inglese, oggi abbiamo vissuto le emozioni di Chelsea Manchester United con la vittoria dei Red Devils sulla squadra di Vialli per 1-0. Tanti appuntamenti poi da qui alla fine della stagione, in esclusiva le finali di Coppa da Wembley. Tutti i nostri abbonati avranno la loro poltrona riservata all'Imperial Stadium, finale della Coca-Cola Cup Chelsea-Middlesbrough il 29 di marzo, quella della FA Cup invece il 16 di maggio. A proposito di FA Cup, due partite dei quarti di finale sabato prossimo, Leeds-Wolverhampton, e domenica, quarti di finale di eliminazione diretta, Arsenal-West Ham. Moriero fra Paolo Sousa, subisce il contatto di Longo e c'è anche ammonizione. E secondo me è giusto anche in questo caso, anche perché c'era un po' di ripetitività nei falli, c'è stato un po' di ripetitività nei falli di Longo, seppur non cattivi. Arrabbiatissimo Montefusco, che manda un po' a quel paese il quarto uomo. Che non so se si stia puntando qualcosa, ma forse soltanto l'ammonizione di Longo. Palla al centro, buco di un paio di giocatori del Napoli, arriva Galante, ribattuto il suo tiro, prova Moriero, grande esterno di Moriero. Questa è stata una buona esecuzione da parte di Moriero, che qui vedete si dispera, buono il tiro di controbalzo di destro. È chiaro che l'Inter, trovando un po' di confusione ai limiti dell'area, così riesce a procurarsi qualche azione su rimpallo, come è stato appunto nel caso del tiro di Moriero. Paolo Sousa, giustamente inquadrato dalla nostra regia, grande protagonista, ritrovato dal nostro campionato, mai perso dal calcio mondiale. Un giocatore di maggior talento personale e dal grande talento di saper far muovere, di saper far ruotare attorno a sé la squadra. No, è indubbiamente un giocatore di grande qualità, però non vorrei che fosse un giocatore sicuramente utile per l'Inter, attenzione, però non quel giocatore che l'Inter cercava, un giocatore d'equilibrio per il centrocampo sì, però io ho una mia idea, non penso che sia il giocatore in grado di servire le punte. Io ti propongo invece le idee di due protagonisti dell'Inter in merito. Ronaldo ha detto, con lui ovviamente miglioreremo sì la circolazione di palla, ma soprattutto le verticalizzazioni. Simone ha detto, con lui potrei anche pensare ad un doppio playmaker con Zelias in campo. Sì, ma sono tutte situazioni che si possono creare, però io ripeto, quando parlo del fantasista che debba servire le punte, questa sera Ronaldo e Canu che sono state poco servite, intendo dire giocatori alla Mancini, alla Baggio, insomma, sei alla Zola, sei sulla linea di Morata, quei giocatori dietro le punte. Probabilmente sì, più che ecco, Sosa mi va bene a fare da filtro davanti alla difesa. Allora aggiungo l'ultima domanda.
Sousa, Giorgia F, le due punte, possibile? Possibilissimo. Con Moriero largo? Ma ho l'impressione che tra un po' li vedrai in campo. Cross di Sartor nel mucchio, riesce a spazzare il Napoli. Poi costruisce anche gioco con Goretti che vince un rimpallo. Ci si affida larghi a Panarelli. E Winter mette il pallone in fallo laterale. Io coinvolgerei Stefano De Grandis però. Stefano, probabilmente il primo ad entrare in campo sarà Zamorano, l'unico che ha già tolto la tuta, magari Giorcaeff in un secondo momento, magari Zamorano darà il cambio a Canu che non ha ancora 90 minuti nelle gambe. Canu che ha realizzato un gol, uno lui, l'altro Recoba, nella sfida nel corso della settimana amichevole ad Appiano Gentile con il San Gallo, vinta 2-0 dall'Inter. Chi ha assistito alla partita assicura una partita quasi vera come intensità di gioco, insomma, un buon rodaggio per l'arrivo del Napoli. West cerca pallone largo, Ronaldo subisce fallo, guarda, ancora un calcio di punizione. Ne sono andati i primi 10 minuti della ripresa e non si sblocca la situazione, sempre 0-0 tra Inter e Napoli. Poi rivediamo l'intervento abbastanza duro perché Di Baldini proprio netto sulla gamba destra di Ronaldo. Pronto a entrare allora Ivan Zamorano, già smesso la tuta, dovrebbe probabilmente uscire Canu, vedremo quale sarà la scelta di Simoni. Intanto attenzione a questo calcio di punizione, sarà sempre Ronaldo ad eseguire anche in assenza di Giorcaeff. È sempre nutrita Rossi, prova Ronaldo e ancora una volta pallone che incrocia sul muro, poi Paolo Sousa, ma c'è la segnalazione di fuorigioco da parte del guardaline. Corretta, ce n'erano tre di interisti in fuorigioco. Solo? Sì, addirittura anche Bergomi che sta rientrando adesso. Spazio per il cambio allora. Entra Ivan Zamorano che di problemi ne ha avuti tanti dal punto di vista fisico e va a rilevare proprio Nuanco Canu, accompagnato negli spogliatoi dagli applausi comunque riconoscenti e di stima del pubblico. Meritati, certo. Meritati anche perché Canu ha giocato una buona partita, non è certo lui il colpevole di un Inter poco brillante. Lui i suoi spazi se li è creati e li ha creati anche ai compagni. Sì, ha creato spazi, ecco, quando prima parlavo di Sousa, è stato poco servito, ecco, Canu. È un giocatore che nell'Ajax veniva servito, chi l'ha visto spesso giocare nell'Ajax veniva servito con certamente spalle alla porta, con la palla tra i piedi, e lui creava veramente molti spazi. Lui prova a prenderselo lo spazio Ronaldo, vince il rimpallo, Moriero in aiuto, si allarga Winter con la deviazione e taglia la tela, può evitare dopo il tocco di Panarelli anche il calcio d'angolo. E qua il pubblico recrimina per l'ultimo tocco napoletano, ma Panarelli non voleva passare indietro a tagliare la tela, che a mio modo di vedere giustamente ha giocato il pallone con le braccia, con le mani. Sartor, l'out Moriero si accentra, incontenibile questa sera Moriero, tornato ai livelli dell'inizio stagione. Sanetti, bellissimo, c'è anche West, sceglie il cross Sanetti, indirizzato verso nessuno però. Verso nessuno, anche se adesso viene spontaneo e naturale crossare perché è entrato Zamorano che è molto bravo di testo, per cui è chiaro che pensi di poter crossare in mezzo, questo anche se era un pallone improponibile, però i cross forse penso che Zamorano li preferisca non dalla tre quarti ma dal fondo. Gira Panarelli, prolunga anche Bellucci, riesce a scattare Stoia che però lotta. Fulvio, un giudizio su Stoia? Guarda, un giocatore del 75, 22 anni, quinta partita in Serie A, molto interessante, e quando si parlava prima di basi per il futuro, io penso che la coppia di questa sera, Bellucci e Stoia, per il prossimo anno è una coppia veramente molto forte. Altro cartellino giallo è per Baldini. Anche in questo caso più che di violenza di falli si tratta di ripetitività. Quarto ammonito della gara, tutte e quattro giocatori del Napoli, Baldini, Goretti, Longo e Stoia. Abbiamo visto il contatto con Ronaldo, c'è il calcio di punizione ancora una volta per l'Inter. Va a sistemarsi in aria questa volta Ronaldo. Ok,
e Sousa nel mucchio, stecca su tutte la testa di Goretti, poi Stoia che la sponda, Turrini, ora Sousa, Tomare, Samorano travolge un avversario, guardo preoccupatissimo quello di Gigi Simoni. Guarda, è uno sguardo preoccupato, abbastanza comprensibile, però è chiaro che anche lui adesso deve, io penso che lo abbia già fatto, assumendosi le proprie responsabilità, deve apportare qualche modifica, ecco, probabilmente l'ingresso, prima noi dicevamo di Jorger dietro le punte, dietro Cano e Ronaldo, ma non è il problema di Cano e Zeman, direi Jorger dietro le due punte, che possono essere naturalmente uno Ronaldo, l'altro poteva essere Zamorano o Cano. Qualche problema per Longo, che ha preso anche una tacchettata involontaria nella caduta con Zamorano. Intervento abbastanza scomposto da parte di Zamorano. Qua lo rivediamo ancora. Nella fase di discesa Zamorano colpisce col tacco sinistro in maniera involontaria, direi. Turrini. Al centro c'è Bellucci e Stojak in possesso di palla. Per Bellucci il cross. Sfugge alla guardia di Sartor, altro fallo, questo è proprio un brutto fallo di Ayala, questo è un brutto fallo di Ayala, perché è andato a colpire, però questo è un fallo che potrebbe, sì, dicendo che mi hai fatto, io lo condivido, perché è un fallo che potrebbe anche, qui tira fuori Rossi il giallo, ci poteva stare anche il rosso, perché è andato proprio a colpire netta la gamba di Paolo Sousa. Brutto fallo, sì. Brutto fallo, intenzionale mi è sembrato, sì, cattivo direi, sì. Adesso va Moriero a far da paciere, rivediamo perché poi possiamo essere smentiti dalle immagini. Ecco Ayala, no, cerca netto la gamba, questo per me è un fallo da espulsione, ribadisco. Proprio nella sua pericolosità, veramente un brutto fallo di Ayala che a mio modo di vedere doveva essere espulso. L'arbitro era a pochi centimetri. Sì, sì. No, ma il fallo l'ha visto. Se no non l'ammoniva neanche. No, certo. Zanetti. Ecco ancora. Sartor. Si crea lo spazio Ronaldo. Il primo uomo, non il secondo. Adesso attenzione al contrattacco del Napoli, orchestrato da Bellucci. Davanti c'è Stojak. Galante, forse l'arbitro dovrebbe fermare perché il giocatore del Napoli a terra si tocca la testa, ma il gioco invece prosegue. Va Moriero, entra anche in area, il cross di Moriero, Samorano, rete! Uno splendido gol di Ivan Samorano, appena entrato non ha sbagliato. E quando si dice che sono a volte le prodezze individuali a decidere le partite, guardate, io vorrei subito rivedere il replay per far vedere ai nostri telespettatori che grandissima prodezza ha fatto Ivan Zamorano appena entrato, se lo merita questo gol. Io direi comunque partito, Massimo, quando dicevamo i cross dal fondo, hai visto, è stata presa grande in conto, è stato grande Moriero ancora, certamente il migliore dell'Inter in questa partita. Guardate però che pericolosità quando i cross vengono dal fondo. Certo, è stato bravo Zamorano anticipando l'uomo, ma poi colpendo di tacco, attenzione, perché non l'ha anticipato, guardate, splendido, bellissimo, splendido gol, veramente d'autore, molto bello. Tra l'altro, scusate, problemi per Goretti, che avevi segnalato in precedenza, che cadendo ha sbattuto la testa per terra ed è ancora a terra, tutta l'azione si è sviluppata, c'è un'espulsione anche... esatto, c'è un'espulsione per Ayala. Ayala che è andata a protestare. Le proteste di Ayala, io non so in che maniera siano state portate, però sono, direi, giuste. Noi diciamo sempre di interrompere. Goretti è caduto sbattendo la testa sul prato, sì. E in quel caso là, quello che è il mio modo di vedere le cose, cioè bisogna sempre interrompere perché può essere pericoloso. Vediamo Goretti che esce adesso in barella e a bordi del campo. Qua rivediamo l'intervento di prima, lo scontro con Galante, guardate come cade male Goretti, fu completamente sbilanciato sbattendo la testa per terra, per me andava interrotto il gioco, da qui poi c'è stato il gol dominico. Questo probabilmente, sì, io non per so, giustificare le proteste, esatto, dei non napoletani. So i termini della protesta di Ayala, onestamente se prima aveva sbagliato a protestare, cioè se prima aveva sbagliato nel fallo su
su Sousa a protestare. Questa volta non posso dargli torto se non è andato oltre nei termini della protesta. Tra l'altro capitano, sì. Che vuol dire, tra l'altro, capitano? No, lo dico bene, vuol per farlo spiegare. In termini disciplinari, di sanzioni, vuol dire una giornata in più rispetto alla normale sanzione, per cui con un'espulsione normalmente il capitano si prende due giornate. Ok, e cosa ti consente invece la fascia? La fascia ti consente, a livello di regolamento, di poter dialogare con l'arbitro e di chiedergli spiegazioni, sicuramente non di offenderlo. Di conseguenza tutti coloro che vanno a protestare con gli arbitri sarebbero passibili di ammonizioni a termini di regolamento. Moriero, da lui è partito il cross, l'assist per il gol di Samorano, mentre c'è una segnalazione del guardialine, probabilmente un fuorigioco, sicuramente c'era anche un fallo di mano di Bellucci. Sì, ma c'era la posizione irregolare prima di Bellucci. Sousa. Ronaldo. Apre per Winter. Silenziosa presenza importante, poi Zamorano cercato un altro super gol, ne ha già trovato uno. Qua c'è il controllo di Bellucci con la mano, comunque il guardalinea era ancora era già su con la bandiera, perché Bellucci non si aveva una posizione irregolare di rientro sul fuorigioco. Stojak, adesso Napoli anche in 10 per l'espulsione di Ayala, che tra l'altro era stato protagonista, al di là del fallo di Sousa, di un'ottima gara, certo, comunque tutta direi in discesa adesso la partita per l'Inter, perché mai questa l'Inter deve insistere con questa formula, la formula delle due punte, al di là del poi il fatto che il gol sia venuto per una prodezza individuale, ma a volte sono proprio quelle che decidono e crei anche pericolosità e timori nei confronti dell'avversario. Bergomi sull'iniziativa di Goretti, che intanto si è ripreso al meglio, ne siamo contenti. Non ce la fa a tenere in campo il pallone. Tra l'altro avevo visto prima Stefano De Grandis nei pressi di Goretti. Stefano, il problema del giocatore del Napoli di che entità? Ha preso un colpo all'orecchio destro, l'ho visto anche adesso chiedere il cambio, far segno che non sente bene con l'orecchio destro. Credo, io non ho visto le immagini, mi sembrava ci fosse stato anche un contatto fra la testa di Galante e l'orecchio di Goretti da qua. E il fatto particolare è che il libero della squadra è rimasto a terra e l'Inter ha segnato proprio nella posizione del libero, per questo Ayala andava a protestare così vivacemente, per questo è stato espulso. Tanto Galante con il gomito. Io Galante viene ammonito. Per il fallo di mano è stato ammonito. Galante era diffidato e quindi sarà squalificato. Faccio di Goretti. A controllare, non ci riesce, tra tre avversari, Bellucci, Pagliuca, taglia la tela battuta da una prodezza autentica di Samorano. Sì, tra l'altro il primo gol della sua stagione in campionato. Serie A il nono in 37 partite. Poi soprattutto smentisce tanti suoi detrattori che sostengono che è bravo solo di testa, perché effettivamente ha fatto una prodezza balistica che ecco, per esempio, l'avesse fatta Ronaldo, questa sera si parlava, si diceva del grande colpo del fuori classe. Invece riconosciamo i meriti a Ivan Zamorano. Sempre attento Beppe Bergomi, tornato fare il libero dopo la parentesi di Fresi, e forse questa la sua collocazione migliore in questo campionato. Galante, Sartor, entra molto Ronaldo oggi, Sanetti, spazio per West.
adesso ovviamente con la presenza di Samorano, Ronaldo che sta facendo la punta di movimento, la punta perimetrale che parte più da lontano, quindi c'è un rimpallo, si inserisce in area, chiuso da Turrini che è diventato capitano dopo l'espulsione di Ayala. Qui si scontra con Galante, il gioco prosegue, i due sono a terra, la peggio sembra averla avuta Galante. Sanetti, anche West in area, West cerca spazio e lo trova, West ancora in dribbling, Sanetti non ce la fa neanche in scivolata a trovare il tapin e Samorano. Pronto a entrare Simeone mentre si è rialzato Galante, la botta precedente al costato. Esce Paolo Sousa ed entra Simeone, grandi applausi ai quali personalmente mi aggiungo per Paolo, sì, Sousa, applausi meritati. Ha speso molto nell'andare continuamente alla ricerca della palla, a volte si è avuto l'impressione che fosse l'unico giocatore a centrocampo che andasse a fare pressing, per cui mi sembra una sostituzione giusta da parte di Simoni per un giocatore importante come Paolo Sousa. Ancora Ronaldo, Moriero si mette lo zampino, alto mare, Stojak, alto mare, Panarelli, mentre sembra pronto ad entrare anche il bomber Protti per il Napoli. Winter, Sartor, sempre a supporto in avanti, Moriero di prima, il cross di stare un pelo più anticipo di Crasson, alto spostato al centro Crasson dopo l'espulsione di Ayala, arretrato Turrini sulla destra e Panarelli sta facendo praticamente il quarto di difesa sulla fascia sinistra. Sì, praticamente sta facendo l'esterno sinistro, io non so se è il ruolo naturale di questo ragazzo, è un mancino naturale ma penso sia più propenso a spingere in avanti che a difendere come morfologia fisica. Qui intanto Ronaldo si porta in avanti il pallone di tacco, spazio a Sanetti, Ronaldo in area, Ronaldo toccato e calcio di rigore nettissimo, penso che non ci siano dubbi al proposito, direi che non c'è neanche bisogno del replay perché questo è proprio un calcio di rigore netto. No, vediamolo lo stesso, sì, se c'è, no. Però sì, sto scherzando. Comunque questa è stata una bellissima azione, dimostrazione che Ronaldo quando non riesce a trovarsi gli spazi. Abbiamo rivisto, da qua si vede ancora meglio, gamba destra, Baldini lo prende proprio sul piede d'appoggio destro mentre sta avanzando, eccolo qua, calcio di rigore nettissimo. Ronaldo che viene a cercarsi, dicevo in precedenza, gli spazi dietro, gioca un po' alla Baggio praticamente adesso, però chiaramente ha quella rapidità che... Sfida dal dischetto Ronaldo contro un pararigori come taglia la tela, fischia Rossi, parte Ronaldo ed è rete! Il raddoppio dell'Inter porta la firma di Ronaldo, la 15ª firma in questo campionato per Ronaldo. Una media straordinaria in 21 partite. Questo è un punteggio meritato, direi, per quanto riguarda l'Inter, quello che sta facendo in questo secondo tempo, che punisce però oltre misura, oltre modo, questo Napoli, che si era, direi, fin qui disimpegnato abbastanza bene. Ecco, certo adesso si apriranno praterie, il Napoli è già uno in meno, per cui si apriranno praterie nel centrocampo, nella difesa del Napoli, perché giocare in queste condizioni psicologiche massimo penso che sia veramente... Goretti non ce la fa. Incredibile. No, intanto è uscito Winter, applausi scroscianti per lui, ed è entrato Coe, è uscito anche Goretti ed entrerà Protti. Minuti sono 28 nel secondo tempo, 2-0 per l'Inter, adesso tutto fin troppo semplice per l'Inter che porta un doppio vantaggio e della superiorità numerica, rinforzato l'attacco, Bellucci più largo e leggermente più arretrato, Bellucci che resta comunque sulla fascia sinistra, Protti a far compagnia a Stojak in avanti, Protti che dovrebbe essere la punta di riferimento, sponda intanto di Samorano dalla parte opposta a Ronaldo. Proprio da Protti, Sanetti, intervento di Altomare su di lui, perché adesso dovrà pensare
archiviata probabilmente la pratica Napoli, anche all'impegno con lo Schalke 04 in Coppa UEFA martedì. Slalom di Moriero, al limite Moriero entra in area, fa tutto lui, taglia la tela, tiene fede al suo soprannome di Batman e poi il Napoli allontana. Ha fatto un Protti che galoppa, voleva Stojak, ha trovato la chiusura di Galante. Simeone, Taribo West, chiama palla, si sbraccia Moriero dalla parte opposta, incrocia anche Ronaldo, tiene palla West, presa piazzata adesso quella del Napoli. Zanetti, Moriero per Coe, spazio per il tiro, allora lo prova, così una termina alta. Andiamo a bordo campo, Giorgio Porrà. Ho solo una piccola precisazione, Protti doveva entrare per sostituire Stojak, infatti il cambio era già pronto, poi Goretti si è avvicinato alla panchina e ha praticamente supplicato Montefusco di levarlo, ha detto non capisco più niente, mi gira la testa, sono completamente stordito. Evidentemente Montefusco, anche un giocatore così, lo considerava fondamentale per la causa, ma poi ha dovuto cedere e levare proprio Goretti. Prezioso, come d'abitudine, le precisazioni che ci vengono da bordo campo dai nostri inviati. Giorgio Porrà, Stefano De Grandes, direttamente dal campo, le notizie veramente prima passano da loro. Moriero, il cross troppo lungo per Samorano, anche per Ronaldo, c'è un inutile tocco di Baldini che regala calcio d'angolo. Superata la mezz'ora, 2-0 per l'Inter. Tutto lungo il corner, il pallone ha toccato la traversa, ancora nel mucchio, sempre verso Simeone. Bellucci prova ad allontanare, non ci riesce. Moriero mostra tutta la sua proprietà di palleggio, poi è sfortunato nell'ultimo tocco, ancora un brivido per tagliare la tela in precedenza. Comunque Moriero sicuramente il miglior uomo dell'Inter questa sera, lui che ha creato, poi facilitato anche dall'espulsione di Ayala, perché con lo spostamento di Cresson, perché Cresson prima lo seguiva uomo, per cui è condizione fisica splendida, condizioni fisiche ottime, ha creato scompiglio sulla fascia sinistra del Napoli. L'Inter può fare certamente affidamento su questo, su questo piccoletto, su questa ala destra che crea pericoli sulla fascia. Ecco qui intanto la traversa di Simeone, traversa piena, forse c'è stato anche un tocco di Longo, colpo di testa di Simeone, quello di Ronaldo. Simeone si è alzato benissimo, la tela questa volta salvato dalla trasversale. Adesso l'Inter affonda con West, resiste anche a Protti, poi ritorna pallone in fallo laterale, si resta però in zona attacco per l'Inter. Bergomi, Sartor, lo alza lui a Samorano, spazza Panarelli. E ormai la partita ha preso una piega a senso unico, il Napoli non può reagire, gioca con uno in meno, ci sono, poi la cosa strana è che ci sono tre punti in campo, allora potrebbe sembrare che il Napoli abbia la possibilità anche di cercare di rimontare, non la possibilità, cerchi di rimontare, però in effetti non è così, perché tutti i suoi componenti ormai sono riversati nella metà campo a difendere questo risultato di 0-2. Moriero per Samorano, la torre per l'inserimento di Simeone. Ronaldo taglia la tela, splendido, splendida questa esecuzione di Ronaldo, perché adesso che ha spazi ci delizia con quelle che sono poi le sue qualità molto molto importanti, e direi che il pubblico rimane deliziato da questi aspetti tecnici di questo grande giocatore. Galante, Coe,
realizza per Moriero ancora di prima il cross, stato lungo in palo laterale, gran tiro ma anche splendida la risposta di Taglialatela, si è aperto benissimo il varco Ronaldo, balzo felino di Taglialatela. Samorano si guarda intorno, si allarga, prova il primo palo, conclusione esterna per Ivan Samorano, uno scudetto con il Real Madrid ma valanghe di gol per lui, un titolo di capocannoniere nella Liga, 2 anni a Siviglia, 4 con il Real Madrid, ha segnato 80 gol con il Real, era stato capocannoniere anche in Svizzera con 23 gol con il San Gallo nell'89-90, 65 reti nella cilena, i suoi inizi con il Cobresal. Una cosa strana di considerare questo giocatore, perché ovunque sia andato ha sempre fatto valanghe di gol, però stranamente il fatto stesso che sia andato via dal Real Madrid o lo abbiano lasciato partire ha fatto sì che magari, non so, qualcuno non creda decisamente in lui, invece ha sempre dimostrato che ha il fitto del gol. Moriero, serie di pinte in due su di lui, riapre per Sartor che va al cross, Samorano ha toccato lui per ultimo e se l'ha rimessa dal fondo. Meno di 10 minuti alla fine, eccolo qua Ivan Samorano, 14 gol anche con la maglia della nazionale cilena, che sarà una partnership non da poco con Salas, un avversario, tra l'altro una versione dell'Italia. Ronaldo in area, Ronaldo ancora una volta taglia la tela, qui Ronaldo poteva aggiungere un altro goletto con la sua classifica capocannoniere, ma direi che sia stato, a parte insomma lui, ecco, ho avuto l'impressione che guardasse, ecco, per una, no, non forse bravo, taglia la tela perché è rimasto su fino alla fine, ma non è mai andato giù, non gli è andato angoli. Moriero nel mucchio, il calcio d'angolo, Samorano sinistro, si è portato bene il pallone dal destro al sinistro, ha sbagliato tutto. Direi che il suo ingresso in campo ha dato sicuramente positività a questa squadra, che non bisogna, certamente Simoni non dimenticherà il brutto primo tempo, però deve ripartire da quanto di buono invece è stato fatto nel secondo tempo, anche se continuo a sostenere che insomma i giocatori qualitativamente ci sono, ecco, il risultato è stato direi dell'1-0, è stato per il merito di Zamorano. Dopo probabilmente, anzi credo sicuramente, lo sentiremo a caldo al microfono di Stefano De Grandis, Gigi Simoni. Intanto Stojak si allarga bene, su di lui c'è Sartor, Protti all'indietro, Altomare costretto ancora a girar palla, Turrini con Barco deve allargarsi, sempre Panco bollato da West che lo contiene, concede la rimessa laterale, altro cambio, uscirà Stojak ed entra Scarlato, numero 19, prosegue nei suoi esperimenti, deve fare delle verifiche anche per il futuro, il Napoli del prossimo anno. Esce Stojak, la verifica l'ha data in senso positivo, si è mosso molto, ha giocato una partita positiva, certo non si poteva pretendere di più, gli ha fatto segno ok anche Montefusco, questo giocatore ha dimostrato, almeno ha fatto intravedere buone possibilità, soprattutto in quella rovesciata nel primo tempo che poteva tramutarsi in gol. Taglia la tela, tocca a Samorano e offre a Bellucci, Scarlato appena entrato, tutta Sartor, posso mettere al centro, Bellucci controllato da Simeone, ha anticipato tutti, ma la mira alta, se dovesse, qui ci sono molti se, ma se dovesse rimanere al Napoli e se si concretizzasse la trattativa con Novellino, ci sarebbe un altro arrivo importante da Venezia a Napoli. È un giocatore sul quale il Napoli deve puntare futuro. Non so se però lui vorrà giocare in Serie B. Ma questo non lo so nemmeno io, però penso che
insomma, mi pare 2 anni fa abbiano vinto, se non si è classificato secondo nella classifica del capocannoniere in Serie B, per cui è un punto di partenza fondamentale per la ricostruzione di questo Napoli, mantenere Bellucci nel proprio set. Novellino invece sembra aver rimandato in qualsiasi appuntamento con la panchina del Napoli, tra l'altro un interessamento reso pubblico che ha fatto un po' arrabbiare anche la società veneta. Cioè, giustamente, perché adesso siamo il campionato, deve mancano ancora tantissime partite, insomma è chiaro che i giochi si fanno adesso. Sono intanto a Moriero in area, cercato di far spazio al pallone Samorano, ma ha liberato Turrini. Sartor, Coe, Sartor, Bellucci, spalla a spalla con Panarelli, poi il fallo di Sartor. Poi rivediamo l'intervento di Sartor ai danni di Bellucci. Ho giocato anche insieme nell'Under 21, segnato anche un gol Bellucci nell'Under 21 in 6 partite, è stato cliente fisso invece della maglia azzurra Gigi Sartor. Adesso e ha dichiarato anche il CT sotto osservazione, per un immediato futuro quello più importante di Nazionale Maggiore. Quindi 3 minuti più recupero alla fine. Ormai quanto doveva dire in positivo, in negativo, questa partita l'ho già espresso ampiamente. Scarlato, Bellucci, buona finta di corpo su Coe, poi ha fermato Galante. Ancora Bellucci, Turrini, e vi ricordo i prossimi grandi appuntamenti di Telepiù. Innanzitutto anche un appuntamento importante extracalcistico, 6 marzo Telepiù Nera, la nostra rete nera, offrirà asilo televisivo ovviamente a Beppe Grillo, primo di 3 appuntamenti, per ridare una vetrina importante a un comico importante. E poi appuntamenti calcistici con il calcio inglese domani, Tottenham Bolton, sfida della disperazione per la squadra di Berti, che tra l'altro riproporrà dal primo minuto un recuperato Jürgen Klinsmann. Derby di Londra Monday Night, lunedì sera ovviamente, mentre qui è anticipato Pagliuca da Galante. Dicevo, Monday Night tra West Ham e Arsenal, che sarà il preludio della sfida di domenica. Vi proporremo anche quella, quarta finale della FA Cup tra Arsenal e West Ham, campi invertiti, si giocherà a Highbury. Sabato invece Leeds Wolverhampton, sempre per la FA Cup. Invece con i posticipi torneremo con una partita calda, Fulvio, il derby di Roma. Il derby di Roma è una partita molto importante, certo, domenica, anche se pensiamo come è finita l'andata, ci saranno sicuramente, domenica ci sarà sicuramente una partita molto tesa. Invece c'è spazio per l'Inter, prova ad affondare Ronaldo, lo segue Baldini, Ronaldo riesce a mettere al centro Moriero, taglia la tela ancora lui. Certo che Ronaldo quando va via in velocità è meraviglioso, sembra una gazzella e riesce a liberarsi dell'uomo, si ha l'impressione ad un certo punto che non ci arrivi più. Attenzione a Protti, e qui c'è stato Galante, c'è stato un ottimo intervento in spaccata da parte di, nel frattempo qua rivediamo la prodezza di Ronaldo in precedenza, un ottimo intervento di recupero in Galante. Comunque bravo, ci sono Galante, delle cose, giocatore importante per questa Inter, ci sono delle Galante. Cose positive, Massimo, da riscontrare in questo secondo tempo dell'Inter, perché è vero che il primo tempo è stato tutto da dimenticare, però ecco, con un po' più di coraggio a mio avviso Simoni potrebbe puntare sempre con i due attaccanti, perché non optare per una soluzione magari Jorge più Ronaldo
quando giochi in trasferta, no, tentare sempre con questa soluzione del secondo tempo due attaccanti, magari l'inserimento di Djorgaev dietro le punte. È chiaro che in questo calcio ormai devi rischiare, non puoi pensare solo di difenderti. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più ovviamente recupero. Io vi ricordo anche l'appuntamento con Zona, il nostro magazine di approfondimento, modo per parlare in maniera tranquilla, approfondire il discorso calcistico nel salotto di Minotaveri. Parlo con competenza e tranquillità, una rivisitazione il lunedì di quello che accade nel weekend e poi ovviamente una puntata anche del venerdì da dedicare a dei temi importanti. Orari diversi, 22.40, 22.45 per l'appuntamento del lunedì, solito orario delle 20 per Zona, da non perdere il venerdì. Intanto spazio a Samorano, taglia la tela, lo condiziona con la sua uscita, il Napoli libera e si affida a Turrini. Sono già stati segnalati 5 minuti di recupero da parte di Zucchini. Sì, in effetti un po' tanti. Devo dire ci sono state 6 sostituzioni, per cui qui c'è ancora a terra, taglia la tela. Sì, che si è toccato con Zanorano, ecco qua vedete lo scontro in questo momento. Nel corso della gara bisogna valutare ovviamente questa partita in base a quelle che potevano essere aspettative reali del Napoli. Al di là di questo, direi che i discorsi sono paradossalmente positivi per quello che abbiamo visto questa sera. È chiaro che è difficile credere ai miracoli, bisogna pensare a ricostruire e una base c'è. Ma guarda, nel calcio tutto è possibile, ma la base questa sera il Napoli ha dimostrato di averla, ecco. Ci sono dei segnali confortanti. È chiaro che se tu valuti la partita di questa sera, la squadra seconda in classifica contro l'ultima, all'inizio non ci sarebbe stata partita. In effetti invece il campo ha dimostrato che non è stato così. Il primo tempo è stato un primo tempo giocato, il Napoli si è creato le sue buone occasioni, ha messo in difficoltà l'Inter, una squadra che può, con questi giocatori, con qualche inserimento importante, può organizzarsi il suo futuro. Qui prova il gran gol dalla distanza Simeone, che poi fa cenno lui ai tifosi dell'Inter, che solo un'impressione ottica ha fatto cenno che il pallone non era entrato. Ha fatto cenno di no. Sì, sì, è stato simpatico, si è voltato verso la gradinata dove ci sono i tifosi dell'Inter, che forse avevano avuto l'impressione ottica del grande gol. E qui il pallonetto, vedete che supera la traversa, poi la palla tocca la rete di protezione e anche la rete di Taglialatela rientrando. E allora probabilmente vedete che c'è il movimento anche di Taglialatela, che ha toccato la sua rete. Qualcuno si era illuso del gol, è stato simpatico Simeone che si è voltato, ha fatto cenno, no, siamo sempre solo 2-0. Ronaldo, tra l'altro, ha risposto oggi, al di là del gol realizzato su calcio di rigore, a quelle critiche che da qualche parte gli erano state mosse di partecipare poco alla manovra. L'ha fatto di più soprattutto nel secondo tempo. E ha partecipato molto nel secondo tempo, a parte che ha avuto difficoltà, ma io penso che da ragazzo intelligente qual è, si sia reso conto lui stesso che era il caso di andare a cercarsi gli spazi un po' più indietro. Lo ha fatto con sagacia, lo ha fatto con soprattutto nell'occasione del rigore, c'è stata una grandissima occasione, una grandissima azione. Diciamo che lui è stato portato anche di più dall'ingresso di Samorano a cambiare posizione in campo. Ma guarda, ti dirò che io penso che il ruolo di Ronaldo d'ora in poi proprio sia questo, quello di avere un punto di riferimento lì davanti, che può essere Canu, può essere Zamorano, oppure una punta che è quella che potrebbe essere il prossimo anno, non lo so, con Ronaldo leggermente più indietro e Djorgaev a ridosso di questi due giocatori. L'Inter, chiaro, ma deve puntare, a ragione Moratti, per puntare a vincere lo scudetto deve rischiare. Fulvio, ha vinto l'Inter, ha vinto la Juventus, ha pareggiato a Bergamo la Lazio, cosa cambia per la lotta di vertice oggi? Ma cosa cambia? Non cambia. Ti faccio commentare questa azione appoggiata su Moriero, su il cross anche deviato,
anticipato Samorano e Napoli allontana. Non cambia niente, cambia che la favorita numero uno è sempre la Juventus, la squadra che gioca meglio, anche se oggi ha avuto delle difficoltà nell'esprimersi anche la Juventus. A mio modo di vedere una bella lotta per il secondo posto, che può essere tra Lazio e Inter, con Inter leggermente favorito. E l'Udinese. E l'Udinese, non dimenticherei l'Udinese, anche se già da domenica prossima con Udinese Juventus mi pare comincino gli scontri diretti. Esatto, per il vertice c'è anche un Parma che sta cercando l'ultimo sprint per recuperare posizioni importanti, mentre scadono anche i 5 minuti che erano stati annunciati, forse qualche altro secondo per lo stop per aver soccorso Taglia la Tela. Turrini in tackle alla meglio su West, finisce qui. L'Inter alla fine ce la fa, riscatta la prestazione del primo tempo assolutamente deludente. Merita un plauso il Napoli per come ha giocato, per come ha affrontato la partita per tutti i 90 minuti. L'Inter alla fine ha dimostrato, ha confermato direi ovviamente di essere più forte. È andata in gol con Ronaldo sul calcio di rigore, e prima ancora c'era stato il gol splendido addirittura nella sua esecuzione, sia come azione corale che come finalizzazione di tacco addirittura di Samorano. Vedete come sono cambiati i numeri rispetto al primo tempo: 9 tiri nello specchio della porta dell'Inter. Non bisogna dimenticare che il Napoli ha giocato lunga parte dell'incontro in 10 per l'espulsione di Ayala nel secondo tempo. Non tutti i numeri tornano direi per l'Inter, perché se si voleva trovare gioco importante, degli schemi ci sono visti solo quando la partita era conclusa. Un Inter che da questo punto di vista non ha convinto.